Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Gastube Drums. Oggi insieme a strumentimusicali.net, come potete vedere da questo pacco qua, ma in realtà c'è un pacco anche qui sotto, perché oggi andiamo a vedere tre cose super 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 fighe. Ve le faccio scoprire subito, sposto un filo la luce perché così mi dà fastidio, quindi la sposto un pochettino e partiamo subito. Se non si spegne, dai ciccia. Vi dicevo che qui dentro questo pacco e dentro l'altro di pacco, perché come vi ho detto ce ne sono due, uno è questo, queste sono le forbici e questo è l'altro pacco che c'è da unboxare. Oggi andiamo a vedere, non ve lo dico, ve l'avete già visto dal titolo, quindi che ve lo dico a fa. Andiamo subito ad aprire questi pacchi. Io prima di fare questo vi dico che però YouTube mi dice che molti di voi guardano i miei video ma non si iscrivono, quindi questo è malissimo, io vi vedo ragazzi. Quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando, supportate il canale, supportate queste tipologie di video, supportate un po' tutto, quindi fatelo, ci mettete un secondo e basta. Sigla e poi scartate. Mettiamo questi pacchi qua. Ok, quindi allora siamo pronti. Mi tengo un pacco come tavolino mentre l'altro lo appoggio. Facciamo così. Oh, ecco qua, siamo pronti per scartare i pacchi. Di qui. Allora, partiamo dal primo di questi pacchi, aspettate. In questo primo pacco che cosa troviamo? Allora, questo mi piace sempre, devo dire. Qui, per prima cosa, ammazza, partiamo subito col botto, ragazzi. In pratica, partiamo con il botto perché, al di là di alimentatori, vari cose, eccetera, ecco qui che cosa vi faccio vedere oggi. Stiamo parlando dell'Octapad di casa Roland. Ragazzi, questo strumento qua è una figata pazzesca. Tra l'altro questo c'è nero e bianco. Nero mi piace molto di più, figo, un po' di led, un po' di cose, bello. Poi dopo ovviamente andiamo a provarlo, andiamo a fare un sacco di cose, vado a spiegarvi un po' come funziona questo Octapad qua. Cacchio, non vedo veramente l'ora di provare questa cosa. Vorrei andare subito, ma non vado subito perché abbiamo ancora un pacco grande da scartare e ho altre due cose da farvi vedere, quindi lo vado a riporre nella sua custodia e possiamo andare con il secondo pacco di oggi. Questo è più grande perché ci sono due cose dentro, non una come quella di prima. Qui ce ne sono due, mo vi faccio vedere. Facciamo così. Questo lo apro da questa angolazione, bella questa angolazione, un macello da aprire ma bella. Ecco qua. Allora, prima cosa, andiamo con quello che già si vede, che voi non avete ancora visto ma io ho già visto, e cioè l'Alesis Strike Multipad. In pratica questa qua è un multipad ovviamente dell'Alesis, come potete vedere qui. E vabbè, tanto non ve lo spiego adesso, non vi spiego niente adesso perché dovete andare avanti nel video, quindi ve lo apro, però dai ve lo faccio vedere. Queste robe qua, raga, a me intrippano tantissimo perché sono belle proprio già da vedere. Cioè, già da vedere l'Octapad di prima o anche questa. Cioè, guardate quanto è bella. 1, 2, 3 per 3, 9 pad su questa Alesis Strike Multipad. È bellissima. Poi, tra l'altro, questa ha tutti i led che si illuminano quando andiamo a suonare i pad. E tra l'altro ha un sacco di regolazioni anche tutte qua, ma poi dopo vi spiego bene tutto. Molto figa da vedere, devo dire, molto figa, molto massiccia anche questa Alesis. Ma andiamo avanti perché non è finita qua. Abbiamo unboxato Roland, abbiamo unboxato Alesis, ce ne manca una. Ditemi voi qual è. Io intanto vado ad aprire quest'altro pacco. Beh, in realtà l'avete già capito qual è, mancava solo lei, quindi andiamo ad aprire. Tac. Raga, questo video sarà una bomba, non perché lo faccio io ma perché ci sono dei prodotti veramente strafighi oggi. Vi sto parlando ovviamente della Yamaha DTX Multi 12, perché questa ha addirittura 12 pad al suo interno. Ne ha 6 di questi qua grandi, 3 piccoli sopra, 3 piccoli sotto. Quindi ovviamente vi parlerò anche di questa. Spero di non far durare questo video troppo perché ci sarà un botto di roba da dire veramente. Però voglio in generale farvi capire le differenze di questi 3 multipad, perché è importante. Ognuno ha delle peculiarità, delle cose fighe sue. Vediamo se ci sono anche dei difetti di questi multipad. Quindi direi che non
non vi sto a rompere troppo. Partiamo e sono casatissimo, voglio provare tutti questi multipad, voglio vedere come si comportano, voglio vedere qual è il migliore dei tre, se c'è un migliore oppure... che ne so, oppure vedere come vanno comunque. Andiamo. Ok, partiamo con l'Octapad di casa Roland. Questo è uno strumento veramente, veramente eccezionale. E per prima cosa, come possiamo vedere, ma l'abbiamo già visto prima nell'unboxing, ma come possiamo vedere, ha 4 pad per ogni fila. Quindi ha questi 8 pad posizionati tutti quanti in fila. Di solito siamo abituati a vedere, come anche per Yamaha e Alesis, 3 pad uno sotto l'altro, che quindi fanno o 9 o 12 pad. In questo caso invece è molto diverso. Devo dire che questa configurazione qua però non mi dispiace per niente, perché comunque abbiamo tutti i pad alla fine alla stessa distanza, hanno tutti tra virgolette la stessa importanza, quindi non è niente male questa cosa. Sono un po' concezioni diverse, diciamo. Per quanto riguarda i suoni, ovviamente come sempre Roland non si smentisce, ci sono veramente tantissimi suoni, tutti modificabili. Ci sono già 99 banchi di suoni, appunto anche questi tutti modificabili, dei suoni in più, ma come sappiamo alla fine Roland permette sempre di customizzare tutto, e questo è un punto a strafavore di questo Octapad SPD30. Quindi andiamo un attimo a vedere le funzionalità principali di questo Octapad, e soprattutto voglio andarvi a far vedere alcune cose un pochettino particolari. Per prima cosa vi faccio vedere questa parte dietro dell'Octapad per farvi capire già tutte le funzionalità che ha. Partiamo di qui, a parte questo che è quello praticamente per riuscire a collegarlo in modo tale che nessuno lo rubi, diciamo. Abbiamo MIDI in e out, foot switch, hi-hat control, ovviamente che questo è importantissimo, 4 trigger esterni, qui poi c'è scritto kick, snare, hi-hat e ride, ma noi possiamo andare a mettere quello che vogliamo. Mix in, qui attaccati ci sono gli output, cioè LR output, qui ci sono le cuffie, qui vabbè ovviamente l'alimentazione, e infine qui, che non li vedete bene, ma ci sono anche la memory USB e il MIDI sempre USB da attaccare al computer. Andando a vedere invece questa schermata, che è la schermata principale dell'Octapad, in pratica possiamo vedere che qui in alto a sinistra ci sono il numero e il nome del kit, in alto a destra abbiamo tutti i vari effetti che possiamo customizzare completamente, poi qui abbiamo in centro tutti i nomi dei vari pad, poi io comunque posso andare a modificare quello che voglio, ad esempio se metto drum and bass io qui vedrò tutti i vari pad con i vari suoni, qui li posso vedere tutti, e ovviamente nel momento in cui vado a suonarli mi si illumina praticamente il pad che sto suonando. In basso a destra invece ho il tempo, che posso andare a muovere, diciamo, con questa rotellina qua, e poi vedremo dopo, però ci sono alcuni momenti in cui io posso anche utilizzare il tap tempo andando a cliccare questo pulsante qua in base al tempo che mi serve. Poi qui a destra abbiamo il controllo degli effetti, noi in pratica possiamo andare a decidere quale effetto mettere al nostro kit e andarlo a modificare, possiamo andare a fare mille cose, adesso non vi sto a dire tutto perché se no ci metteremo fino a domani, però comunque in generale è abbastanza semplice, ovviamente ci mettiamo poi un attimo per studiarci tutto, ma noi cliccando su menu comunque abbiamo poi la possibilità di gestire tutte le varie cose, gli strumenti, gli effetti, la questione MIDI, oppure phase loop è quello che andremo a vedere adesso. Ci sono veramente un sacco di cose. Ma veniamo alla cosa principale. La cosa principale è questa qua, questo phase loop. In pratica il phase loop è un looper, diciamo, non so se si dica looper, però in pratica cliccando qui su standby, questo phase loop ci permette di creare dei loop interni all'Octapad per poi andarci a suonare sopra o con la batteria normale oppure andarci a suonare direttamente con l'Octapad e basta. Io adesso ho montato l'Octapad vicino alla batteria in modo da poter utilizzare sia i suoni elettronici sia i suoni acustici, ma volendo posso tranquillamente decidere di utilizzare solamente l'Octapad o da solo o con i pad esterni, come voglio, assolutamente. Andiamo a vedere questo phase loop. Praticamente posso decidere di quante misure sarà il mio loop in questo modo, posso decidere 2, 4,
8 e lui me le fa vedere, ma posso anche decidere che siano 9, 10, 11, oppure anche battendo sui miei pad posso decidere che siano 2, 4, 8, 16 misure. Stessa cosa con i beat, facciamo finta che siano due misure da 4 quarti, quindi io ho la possibilità 2 quarti, 3 quarti, 6 quarti, poi andando a cliccare qui posso anche modificare tutto, ma io decido che siano due misure da 4 quarti. Questione tempo, devo deciderlo, decido che il tempo sia ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Più o meno siamo a 115. Adesso io ho questo che è Cuban Kit, vabbè, a caso. Proviamo a fare un loop con il Cuban Kit. Vediamo, impostiamo una quantizzazione che è questa qua, che c'è scritta qua. Posso decidere di impostare ottavi, terzine, sedicesimi, ventiquattresimi, cioè sestine, oppure non impostarle. Io decido di fare in sedicesimi, così almeno anche se sbaglio qualcosina, se non sono perfetto, lui mi mette in griglia perfettamente. Ho tre possibilità di kit da mettere uno sopra l'altro. In pratica io posso decidere di registrarlo andando a cliccare rec, oppure suonarlo e basta. Se io decido di suonarlo e basta, se io decido di schiacciare rec, invece lui incomincerà a registrare, quindi e poi continuerà a farmelo andare a loop. Io qui sopra posso registrargli un'altra cosa, ad esempio un altro strumento, che cliccando play posso prima sentirlo. Quale voglio registrare? Questo qua. Quindi schiaccio rec. Ora decido di utilizzare un secondo kit. Il mio secondo kit sarà, ad esempio, non lo so, andiamo sul primo, Tide Drum, e andrò a fare un groove. Utilizzerò Charleston e rullante. Questo è il rullante, quella prima era il tom. Quindi rec. Come potete vedere, io adesso ho fatto con due banchi di suoni già un loop figo, poi ovviamente è il primo che mi è venuto in mente, diciamo, e ho usato proprio i primi due, il primo e il secondo banco di suoni, contate che ce ne sono 99, quindi c'è un bel po' di roba. E adesso io posso andare ad utilizzare questo loop o per fare un solo di batteria, ad esempio. Oppure andare a suonare ancora l'octapad con un altro banco di suoni, ad esempio adesso ho Symphonic Percussion. Poi ovviamente prima dovete conoscere bene tutti i kit che avete a disposizione e poi potete suonare, però adesso appunto ne ho presi tre a caso per capire come poter utilizzare questa cosa alla fine. Poi come vi ho detto, tantissimi suoni e più che altro sono veramente super super fighi questi suoni, sono proprio professionali, quindi non dobbiamo andare a cercare altri suoni, ma già con questi che abbiamo sopra, che sono tantissimi, possiamo già andare a suonare tranquillamente in giro. Quindi è vero che se la tocco poi parte. Quindi questo octapad è veramente veramente molto figo. Più che altro la questione è che potrei andare tranquillamente a suonare in giro anche solo con questo, non avrei nessun tipo di problema. Ve lo consiglio assolutamente, super sensibile ai colpi, anche suonandoci molto piano è super sensibile. Questo è uno strumento veramente, veramente, veramente pazzesco. Ma adesso passiamo al secondo. Il secondo kit che andiamo a vedere, che è anche il secondo kit che ho unboxato, è questa Alesis Strike Multipad. Allora, questa qua è già completamente diversa perché, come si può vedere, la cosa che la caratterizza tantissimo è questa illuminazione, che in realtà è molto figa e ha un sacco di cose interessanti che adesso poi vi andrò a spiegare. Questa qua, diversamente dall'Octapad di prima, è composta da 9
pad, quindi ha 9 pad, 6 normali più 3 in cima, un pochettino più piccoli, che possono avere funzionalità diverse, possono funzionare come pad normali, dipende poi da come le impostiamo. Vi faccio vedere subito la questione dietro dell'Alesis, perché così vi spiego due cose e poi andiamo a vedere tutto il resto. Alimentazione, power on off, USB memory, cioè abbiamo la possibilità di fare entrare cose tramite USB, abbiamo il MIDI audio e abbiamo anche MIDI in e MIDI out. Qui abbiamo il main out, ma vi tolgo i cavi così vedete meglio. Main out RL, aux out, perché c'è la possibilità anche di fare uscire delle cose, diciamo, direttamente qui dall'Alesis. Trigger in, dove abbiamo la possibilità di mettergli un pad normale, due pad stereo e un pad apposito per l'hi-hat. E poi tutta la questione record, che dopo vi spiego bene, per poter entrare ad esempio con un basso, con una chitarra, eccetera eccetera. Il controllo dei piedi, e qui abbiamo il gain. Manca l'uscita cuffie, che è davanti. Adesso vediamo la questione luci, che sicuramente è quella che più vi interessa, lo so, quindi vediamo la questione luci. In realtà la questione luci è molto interessante, perché noi possiamo andare a decidere che luce mettergli a ogni pad. Ad esempio, una cosa molto interessante è quella di mettere un certo colore per i rullanti, o i rullante o i rullanti, un certo colore per le casse, un certo colore per l'hi-hat. Oppure se abbiamo sui pad solo dei piatti, possiamo dire ad esempio il blu è il Charleston, il rosso sono i Crash, il Ride è diverso, i piatti effetto è ancora diverso. Ad esempio qui in questo primo kit, che si chiama Power Duel, ecco una cosa importante, non fate troppo caso al fatto che queste luci lampeggino, è solo la camera che fa sì che queste luci qua lampeggino, non preoccupatevi, in realtà queste sono fisse, tranquilli. Queste invece, quelle fisse sono fisse, quelle che lampeggiano, ad esempio questa qua bianca, lampeggiano veramente, adesso vi spiego il perché. Comunque vi dicevo, questo primo kit, ad esempio, come vedete, le due luci blu sono casse uguali. Le due luci rosse sono rullanti. Questi sono due tom. Questi sono tipo Charleston. Questo qua invece, che lampeggia, è un loop. I loop quando sono fermi lampeggiano, quando invece vanno... Qui praticamente sta dicendo, guardate che il loop sta funzionando, quindi se lo stoppate lui ricomincerà a lampeggiare. Quindi questo è un buon segnale, perché quelli lampeggianti sono i loop, così se avete più loop capite quale sta funzionando e quali no. Quindi la questione luci è fighissima, e soprattutto è completamente customizzabile come vogliamo, poi lo vedremo anche dopo. Ma se noi andiamo sulle impostazioni del nostro pad, andiamo su light e possiamo decidere ad esempio che il nostro pad numero 6 non sia rosso ma sia di un altro colore, bianco, e posso decidere di che colore lo voglio quando lo suono, come in questo caso ho deciso di farlo bianco quando lo suono, e di che colore lo voglio quando invece è fermo. Appunto, io posso decidere ad esempio di farlo purple, quindi viola quando non lo suono e bianco quando lo suono. Vedete, lo suono e poi lui diventa di nuovo viola. Quindi questa è una figata. In realtà questa Alesis mi piace un sacco, tanto tanto tanto, anche per questo, perché la cosa dei colori aiuta tantissimo. Non dobbiamo stare a ricordarci troppo quale pad suona cosa, ma in questo modo visivamente abbiamo tutto ciò che ci serve. Quindi ovviamente la cosa che posso fare adesso con questo pad è ad esempio andare a suonare un loop, cioè andare a far partire un loop per poi suonarci sopra. E poi ovviamente stopparlo quando voglio. Anche in questo caso ho preso il primo che mi è capitato, però se io vado su kit posso andare a decidere tutti i kit che voglio. Questi sono veramente molto strani, ad esempio Pink Tom Finish. Ho suonato quelli verdi che sono tutti tom, lo vedevo perché erano verdi, invece questi qua viola. We'll be right back.
Ottimo, sono solamente dei pad in questo caso. Vediamo se da qualche parte c'è un loop. Ad esempio, se io vado su Jazz Kit, posso vedere che già nella prima parte, cioè in questa parte in alto, ci saranno dei loop perché lampeggiano. Vedete che ad esempio io adesso ho già cominciato ad utilizzare questa Alesis più il mio kit, oppure posso decidere direttamente di usare un loop di qua. Quindi è una figata pazzesca. Adesso vi faccio brevemente vedere tutta questa parte, a parte i kit che abbiamo visto. La questione pad invece è completamente customizzabile, quindi posso andare a decidere sensibilità, curva, threshold e livello di ogni pad andando semplicemente a suonarlo. Come potete vedere me li tiene tutti quanti in memoria, quindi io posso ad esempio decidere appunto sul pad 1 di cambiare la sensibilità, vado a cliccare qui sopra e vado a cambiare la mia sensibilità o il tipo di sensibilità di curva che voglio. Andando qua sotto ho degli altri controlli, ho la possibilità appunto, come vi ho fatto vedere, di cambiare la luce, e invece se vado su sound, se clicco qui sopra, posso andare a cambiare quello che voglio. Ad esempio io sul pad 1 ho il rullante, posso decidere di andare a scegliere un altro rullante. Però attenzione, perché lui mi mette sempre due suoni diversi. Come vedete, una volta ho un suono, una volta ne ho un altro, che è il suono di questa Wave B. In questo caso io posso decidere di utilizzare due suoni diversi, quindi una volta mi suoni uno, una volta mi suoni l'altro, e questo è molto comodo per non avere magari sempre proprio lo stesso identico tipo di suono, ma per ogni strumento ci sono sempre A e B, così almeno abbiamo delle piccole variazioni di suono, così da far sembrare veramente il suono come fosse una batteria vera. Poi possiamo decidere di far suonare una volta l'A, una volta il B, due volte uno, due volte l'altro, oppure fare random, proprio perfettamente come una batteria normale. In più abbiamo poi altre utility riguardante il MIDI, riguardante l'USB, eccetera. Possiamo andare in più, non ve lo farò vedere oggi perché sennò appunto ci stiamo qua troppo, ma possiamo andare anche a registrare delle cose noi e poi mettercele sul pad direttamente di qua. Come potete vedere, posso dare lo start, quindi io volendo posso registrare, e poi dopo, quando finisco di registrare, come vedete mi dice play, save, quello che volete. Ovviamente dobbiamo collegargli un altro strumento nella parte dietro, come vi facevo vedere prima. Quindi questo è veramente veramente una figata. Qui ho la possibilità di cambiare il BPM, posso mettermi il metronomo, così almeno suono metronomo già come facevamo prima. La figata del tap tempo è che è veramente super 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 preciso, nel senso posso andare a mettere 120, ma posso anche andare a mettere 120.1.2.3 eccetera eccetera. Poi ovviamente se vado veloce con la rotella, lui non sta a farmi tutti i mezzi punti, ma va direttamente avanti. Posso cambiare anche il tempo, quindi 4/4, 3/4, 2/4, 6/8, eccetera eccetera. Quindi è veramente una figata. C'è tutta una parte di come modificare i sample grazie sempre a questa Alesis Track Multipad, ma è un discorso enorme, quindi oggi vi parlerò solo proprio del multipad dell'Alesis, nel senso di come funziona un multipad normale. E devo dire che vi ho già detto abbastanza, perché in realtà non vi ho ancora detto tutto. Vi dico ancora una cosa: da questa parte invece, a parte avere il volume main, aux esterno e phones, cioè delle cuffie, noi abbiamo la possibilità anche di mettergli degli effetti a un kit. Ad esempio, se io ho questo suono di tipo ride o ride rivettato, sembra, e voglio mettergli un effetto diverso, quindi vado su Kit FX, FX, vado a scegliere il tipo di effetto che voglio dargli, ad esempio Flanger 2, e adesso, tenendo premuto questo tasto di assegnazione, diciamo, vado a dirgli: io voglio assegnare l'effetto a questo pad qua.
Quindi clicco, me lo seleziona e... Solamente questo pad avrà questo effetto, perché tutti gli altri non ce l'avranno. Ovviamente se voglio poi metterlo anche agli altri lo posso fare andando ad assegnare i vari effetti a tutti gli altri pad. Quindi questo è una figata perché poi posso mettere più effetti, fino a 3 effetti diversi anche sullo stesso pad. Quindi magari gli voglio mettere un riverbero, un chorus e il flanger, lo posso fare tranquillamente. Oltre a questo poi posso anche andare a mettere degli effetti tramite questo Master FX a tutta la batteria e posso andare a modificare un sacco di parametri, tra cui i vari volumi del kit, il pan di alcuni suoni rispetto ad altri, il volume come vi ho già detto, oppure quanto effetto voglio, se ne voglio tanto, se ne voglio poco, eccetera eccetera eccetera. Quindi devo dire che questa Alesis Strike mi è piaciuta veramente tantissimo, può fare una miriade di cose. Veramente veramente un ottimo strumento questa Alesis Strike Multipad, super consigliata. Andiamo all'ultimo. Allora, devo ammettere che quando ho visto questa Yamaha ho detto che figata, nel senso 12 pad per un multipad, soprattutto di queste dimensioni, sono veramente veramente tanti, e quindi con un banco di suoni solo già possiamo avere una miriade di suoni e quindi possiamo avere un sacco di soluzioni diverse. In realtà però la domanda che mi sono fatto subito è stata: ok, tutti questi pad va bene, ma questi 3 pad qui non mi daranno fastidio nel momento in cui io voglio andare a suonare questi 3 pad sopra? Nel senso, non è che poi devo andare a suonare così perché mi danno fastidio. In realtà in un certo senso potrebbero anche dare un pochettino di fastidio, perché appunto sono un po' rialzati, quindi in confronto agli altri sono più in alto. Però ci sono due possibilità. Per prima cosa possiamo anche spegnerli, nel senso possiamo anche avere la possibilità di dire disabilitami questi e non avete più problemi di quel tipo. Seconda cosa è il fatto di utilizzare questi pad in una maniera molto più intelligente, diciamo. Nel senso, io ad esempio qui ho il kit numero 2, Electro Kit anni 80, e ho un Charleston. E ho un Charleston qui, un rullante qui, la cassa qui. La figata è che, allora, io posso già fare un ritmo con questo, no? Però in realtà io qua ho dei suoni normalissimi. Se io vado invece a suonare su questi pad qua, ho dei suoni sempre di Charleston rullante e cassa, ma molto più potenti. Nel senso, qui ho il Charleston chiuso e qui ho il Charleston aperto. Quindi pensate a dover fare ad esempio questo. Che cosa succede? Voi fate con il braccio ti 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 ti. Anche su questo multipad si può fare la stessa cosa, perché due suoni sul pad normale in questo modo, poi quando tirate giù andate a suonare il Charleston aperto. Quindi la figata qua è che stiamo facendo lo stesso movimento che facciamo con la batteria normale. Stessa cosa, rullante, rullante molto più potente. Cassa, cassa potente. Quindi io posso decidere ad esempio di fare un ritmo normale. O un ritmo uguale identico ma molto più potente. Quindi questa è già una figata. Pensate, ho fatto due ritmi in questo modo utilizzando solo 6 pad, cioè solo metà delle possibilità che ha questa Yamaha qua. Ovviamente poi sopra ho altri pad, ad esempio i tom. Poi qui ho un pad che suona 4 cose diverse. Qui ho un loop.
Quindi in realtà poi le funzionalità che ha questa Yamaha sono simili più o meno a quelle di Alesis e Roland. Ammetto che tra tutti e tre questi multipad forse questo è quello meno performante dal punto di vista principalmente sonoro, però devo dire che mi ha convinto tantissimo più che altro per questa storia di cui vi ho detto adesso. Nel senso, questa cosa di avere 12 pad ci permette di avere un'infinità di possibilità, e poi comunque c'è da dire, questo è anche importante, che questo Yamaha qua costa meno rispetto agli altri due prodotti che vi ho fatto vedere prima. Ah, ecco una cosa non vi ho detto. A parte tutto, questo pad qua ha veramente tantissime possibilità di suoni, ha più di 50 banchi di suono nel suo interno, ha tipo 200 possibilità di banchi customizzabili, e la figata che non vi ho ancora detto è che alcuni, non so se si possa vedere da qui sopra, ma qui alcune volte, come ad esempio in questo caso, ci sono delle mani, c'è una mano sopra un banco di suono. Quindi quando c'è la mano significa che questo pad... può essere suonato con le mani. Poi io adesso, non essendo un percussionista, non so bene come si faccia, però il fatto è che può essere tranquillamente suonato con le mani, e secondo me, devo dire, anche se non sono un percussionista, devo dire che secondo me questi tre pad in fondo più alti permettono bene il suonaggio, diciamo, con le mani, perché sono molto fighi. Poi si possono fare delle combinazioni di suoni tra il pad normale e questo pad rialzato, quindi figata, veramente ottima questa cosa. Poi comunque Wave, dove possiamo andare ad inserire dei suoni, delle cose nuove. Utility, dove possiamo ovviamente andare a cambiare un sacco di cose, andiamo a cambiare il click, andiamo a cambiare il master EQ, cioè l'equalizzazione di tutto il pad. Le varie possibilità che abbiamo sui pad, cioè le sensibilità al threshold, ma ve ne ho già parlato prima, il Charleston remoto, il MIDI, tutto quanto, nel senso si può veramente cambiare di tutto. Non sto a spiegarvi di nuovo tutto perché non avrebbe senso. Ho deciso appunto di soffermarmi tanto sui pad perché è veramente una figata. Ovviamente, come avete potuto vedere, ci sono anche delle possibilità in più, tra l'altro, di mettergli molti suoni anche su un pad solo, nel senso in questo caso, avendo quattro suoni, abbiamo la possibilità anche di crearci un po', diciamo, delle melodie. O comunque, quando magari pensiamo di fare un solo di batteria, capita ogni tanto di fare un solo di batteria e poi dobbiamo lanciare un campione. Se noi questi campioni ce li mettiamo anche tutti sullo stesso pad, ma in ordine, allora noi possiamo usare sempre anche un pad solo, tipo... ok, cose del genere. Quindi è veramente, 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 veramente molto divertente. Vi consiglio veramente di provare a sperimentare un po' se decidete di prendere questa Yamaha. Spero di avervi detto tutto. Ecco, no, una cosa che non vi ho fatto vedere è la parte dietro anche di questa Yamaha, e basta, vi faccio vedere e poi così ci salutiamo. Allora, qui abbiamo accensione e spegnimento, ovviamente, qui abbiamo l'alimentazione, qui abbiamo il MIDI in e out, perché ovviamente anche questo multipad può essere collegato tramite MIDI, foot switch per controllare ad esempio il tap tempo come al solito con il piede, hi-hat control anche qua per controllare il piede del Charleston. Poi abbiamo tre ingressi per altri tre pad, uno normale mono mentre due sono stereo. Abbiamo un aux in per potergli attaccare un qualsiasi cosa, da cellulare, da computer, da qualsiasi cosa. Qui sono collegati i due out LR, ovviamente quindi in stereo, e qui abbiamo l'uscita cuffie. Quindi ragazzi, il video può finire qui. Spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia servito, perché insieme a strumentimusicali.net, che ringrazio come al solito, ho la possibilità di fare questi video che voglio servano più che altro a voi per capirci di più, nel senso per capire qual è lo strumento più adatto a voi, per capire se magari avete qualche dubbio, per capire se vi serve più questo, se vi serve più l'altro, e soprattutto per capire qual è lo strumento giusto anche per il vostro budget, nel senso qui
sotto in descrizione ci sono tutti i link che vi servono dell'Octapad, dell'Alesis Multipad e dello Yamaha Multi 12, in cui potete vedere i prezzi, in cui potete vedere tutto quanto. Ci sono anche delle informazioni aggiuntive che ci sono anche sempre qui sotto in descrizione, cliccando sull'articolo che trovate appunto in descrizione, perché c'è un articolo non scritto da me, tranquilli, potete leggerlo tranquillamente perché non è scritto da me, e qui ci sono appunto delle cose in più, vi spiega altre cose che non ho detto qui nel video, perché sennò sarebbe durato una marea di tempo e basta. Detto questo, non voglio farlo durare ancora di più questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, vi ricordo di cliccare dappertutto, campanellina, iscriviti, cose, link in descrizione, andate su Instagram e basta. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.